1 marzo. Si diffonde la notizia secondo cui la Procura di Napoli sta indagando su un presunto gruppo di potere occulto subito ribattezzato dai media Loggia P4. Al centro delle indagini c'è Luigi Bisignani, personaggio molto influente ma poco conosciuto al grande pubblico. Chi è Luigi Bisignani? Finisco il caffè e ve lo dico. Luigi Bisignani nasce come giornalista dell'ANSA e viene subito notato da un ministro democristiano, Andreottiano, iscritto alla P2, Gaetano Stammati, di cui Bisignani diventa, giovane giornalista dell'ANSA, il capo ufficio stampa. A quel punto comincia a conoscere, Stammati era un ministro, se non ricordo male, del tesoro o del bilancio, insomma, di argomenti economici. Anche lui, anche Bisignani, si iscrive alla P2 e comincia a navigare nel mondo della finanza, entra in contatto e collabora col gruppo Ferruzzi di Raul Gardini, conosce Cesare Geronzi che allora stava a Capitalia, che poi sarebbe a Banca di Roma, che poi sarebbe diventata Capitalia, che poi si sarebbe fusa con Unicredit. Ha molti contatti in Vaticano. Nel 1981 esplode lo scandalo della P2 e il suo nome viene rinvenuto nelle liste di Licio Gelli con la tessera 1689. Era il più giovane degli iscritti alla loggia P2. In quel elenco, naturalmente, sappiamo, c'erano, per parlare dei sopravvissuti, Berlusconi, Cicchitto, Maurizio Costanzo e tanti altri. Uno dice, l'hanno beccato nella P2, in un altro paese la carriera sarebbe finita, invece no, qui è appena cominciata. 10 anni dopo, nel 1993, Bisignani viene condannato a 2 anni e 8 mesi per essersi occupato di riciclare dei fondi neri della Montedison presso lo IOR, la Banca Vaticana. È il 93. Uno dice, l'hanno arrestato, condannato a 2 anni e 8 mesi, carriera finita, manco per sogno. Si rimette in sesto, ricomincia a trafficare e lo ritroviamo come oggi il più ascoltato consigliere di Gianni Letta, che a sua volta è il più ascoltato consigliere di Berlusconi, e lo ritroviamo al centro di una serie di affari, di nomine e di influenze davvero importanti, sempre trasversali, destra-sinistra, sebbene appunto stiamo parlando di una persona che ha qua il marchio della P2 e qua una condanna a 2 anni e 8 mesi per la maxi tangente Enimont, la più grande tangente mai vista, prima dell'arrivo di Previti almeno. Berlusconi definisce Bisignani l'uomo più potente d'Italia, più potente di me. Insieme a Dennis Verdini, Bisignani ha condotto le trattative con il gruppo parlamentare dei responsabili che a fine 2010 ha votato la fiducia a Berlusconi e salvato il suo governo, rimasto senza maggioranza dopo l'uscita degli uomini di Fini. A inizio 2011 Bisignani si sarebbe anche occupato delle pratiche di licenziamento di Michele Santoro in seguito agli scontri fra il conduttore e l'allora presidente della RAI, Masi. Masi in quel momento decide di licenziare Santoro e avvia delle pratiche che però non vengono affidate in prima battuta agli uffici legali della RAI o a un avvocato di fiducia di Masi, no, la pratica da Masi viene affidata a Bisignani e Bisignani non si capisce bene a che titolo si occupi di scrivere o di ispirare una lettera di licenziamento o comunque di richiamo per Santoro. Perché? Perché Bisignani non ha nessuna veste né legale né pubblica di nessun genere. In teoria dovrebbe avere una tipografia, dovrebbe fare lo stampatore. Emerge anche che nel febbraio 2010 Bisignani ha fatto incontrare Massimo D'Alema, presidente del Comitato di Controllo sui Servizi di Sicurezza, con un generale candidato a dirigere l'AISE, il servizio segreto militare. Il candidato del governo che deve scegliere
nuovo capo del servizio segreto militare, è il generale Adriano Santini. Il generale Adriano Santini viene portato a incontrare D'Alema da Bisignani, condannato per Enimont a 2 anni e 8 mesi, ex piduista conclamato, a che titolo? Uno per diventare capo dell'AISE deve farsi in qualche modo accreditare da Bisignani. Stiamo parlando di un ufficiale di 64 anni, generale di corpo d'armata, con incarichi di Stato Maggiore, che indossa la divisa dal 1968 e nel 2003 ha comandato il contingente NATO interforze nell'ambito dell'operazione Antica Babilonia in Iraq. Insomma, non è che sia un pischello che ha bisogno di accreditarsi, stiamo parlando di un generale con i controcoglioni che ha fatto cose dal suo punto di vista importantissime, ovviamente, arrivato al culmine della sua carriera. Bisignani lo convoca e Santini accetta la convocazione, avrebbe potuto dirgli ma stai scherzando, ti faccio bombardare. Ma perché Santini e Masi incontrano Bisignani? Dicono entrambi che Bisignani è uomo vicino a Gianni Letta, quindi dire di no a Bisignani è come dire di no a Letta, cioè come dire di no a Berlusconi. I contenuti dell'indagine sulla P4 si chiariranno parzialmente solo in giugno con l'arresto di Bisignani. Si tratterebbe di un insieme di reati che va da appalti e nomine irregolari ai ricatti e alla gestione illegale di informazioni riservate.